Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel canale. Oggi video Get Ready With Me, parleremo della mini Sunset Palette di Natasha Denona. Prima però di iniziare iscrivetevi al canale, lasciatemi un like o un commento se il video vi è utile e vi piace, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Elastic Mirror e cliccate sulla campanellina qui sotto per attivare le notifiche, così sarete avvisati ogni qualvolta esce un mio nuovo video. Natasha Denona è la prima palette che provo di Natasha Denona. È arrivata da Sephora questa qui, la serie delle palette mini, però c'è solo questa colorazione qua, la Mini Sunset. Costa 24,90 euro, però si può acquistare con lo sconto del 20% se nel momento in cui l'acquistate è insomma in corso lo sconto. L'apriamo, eccola qui. All'interno contiene 5 ombretti e ci sono 8 grammi di prodotto. Ci sono due matte, un caramello e un marrone scuro, due metallizzati, questo qui bordo rosino rosa e questo oro, e c'è un ombretto sparkling che è proprio adatto per andare a illuminare magari l'interno dell'occhio. Su Instagram vi ho fatto vedere già un make-up fatto con questa palette sull'oro. Oggi andremo a utilizzare questo colore qui. Partiamo subito. Prendo un pennello da sfumatura, questo qui è il 217 di MAC. Pian piano che mi trucco vi parlo degli ombretti. Prendiamo questo color caramello, è molto polverosa, quindi stemperate sempre il prodotto e vado a disegnare la forma del mio occhio. Più che a disegnare, vado a dare tridimensionalità al mio occhio in questo modo, proprio nella piega. Con la punta voi potete andare a sentire l'osso, quindi il mio osso è qui, al di là che la pelle può cedere o meno, questo è il mio osso, quindi io vado a colorare proprio dove c'è il mio osso. Questo colore è un caramello ed è il colore che più mi piace della palette. È veramente un bellissimo caramello caldo e lo sto utilizzando anche in combo con altre palette. Ecco, sono andata a dare tridimensionalità all'occhio. Ora applico questo ombretto qui, metallico, su tutta la piega, su tutta la palpebra mobile. È un ombretto che perde tantissimo di intensità sia quando lo applicate sia nel corso della giornata. Se io ve lo sboccio così è stupendo, se io ve lo sboccio così è stupendo. Quando lo andate a mettere sull'occhio in realtà perde tantissimo di intensità. Vi faccio vedere anche il caramello, eccolo, è un bellissimo caramello. Quindi io consiglio di applicare due colori metallici con una matita sotto per farlo restare bello intenso. In questo caso io utilizzo questa matita di Marc Jacobs che vediamo, si chiama Glam Gem ed è bellissima ed è un colore molto simile a questo. Vedete? Quindi applicate una matita del colore simile all'ombretto e andatela prima a sfumare. Allora, la applico su tutta la palpebra mobile. Non vado però fino all'interno dell'occhio. Inizio a sfumarla. Faccio questo passaggio con gli ombretti glitter di Natasha Denona perché tendono poi a fine giornata ad accumularsi, cioè diventano proprio in alcune parti un po' più visibili, un po' più spessi, e in altre parti dell'occhio spariscono questi ombretti. Quindi questo è un passaggio che io faccio per evitare che il make-up se ne vada in giro per l'occhio. Ho settato la palpebra con una cipria. Con lo stesso pennello con cui ho sfumato la matita, prendo questo colore e lo applico sopra la matita.
Ecco, a questo punto riprendo il pennello da sfumatura con cui ho applicato caramello e vado ad unire i due colori qui nella piega per evitare uno stacco eccessivo. A questo punto prendo un pennello da sfumatura, chiudo la matita, un po' più piccino, tipo, vediamo se lo trovo, questo qui. Questo di Real Technique, i pennelli di Real Technique mi piacciono tantissimo e vado a prendere il colore marrone scuro, questo qua, vi faccio anche lo swatch. Eccolo. Vedete che fa? Lascia un po' di macchie. Comunque lo stempero sempre e lo vado ad applicare sfumandolo nella piega esterna dell'occhio verso l'alto. Faccio proprio una B al contrario. Non è molto pigmentato. Di solito questi marroni sono pigmentatissimi. A questo punto, dato la forma, vado a prendere un pennello più piccolino, questo qui a punta. Prelevo sempre il marrone e vado ad intensificare la piega. Scusatemi, all'esterno dell'occhio. L'esterno dell'occhio in realtà anche un po' la piega, perché me lo porto anche un po' qui nella piega dell'occhio. Fatto questo, prendo un pennello da sfumatura e vado a sfumare tutto qui nell'angolo esterno e nella piega, perché il colore scuro non lo voglio portare oltre, al massimo lo porto un po' sotto. A questo punto prendo un mix di marrone e caramello, in questo modo, stempero sempre e vado a colorare sotto l'occhio. Vado ad unire proprio la sfumatura sopra con la parte sotto e mi fermo a meno della metà. Pennello da sfumatura e vado ad ammorbidire il tutto. A questo punto voglio utilizzare tutti i colori della palette. Quindi prendo un pennellino a setole piatte e prendo questo qui oro, ve lo sboccio. Anche questo colore fa lo stesso difetto di questo, che si accumula nella piega dell'occhio e non dipende secondo me da un primer, se lo mettete o non lo mettete, secondo me è proprio la qualità dell'ombretto. Comunque prendo un po' di questo oro di punta e lo metto al centro. Non sono ombrette che fanno fallout, devo dire la verità. Sono i matte sono burrosi e sfumabili, meno pigmentati di come appaiono con gli swatch sulle braccia o proprio dalla visione della palette. Quindi la metto un po' così. Ecco, e infine vado a prendere l'ultimo colore, questo, che vi sboccio anche. È bello luminoso, anche questo mi piace molto, e lo vado a mettere all'interno dell'occhio, in questo modo. Da un bel punto luce. Però lo voglio andare ad unire anche all'ombretto
della palpebra superiore. E lo porto leggermente anche qui. Perfetto. Ho utilizzato tutti e cinque gli ombretti della palette. Fatto questo, vado a prendere una matita nera, questa è di Maybelline in collaborazione con Gigi Hadid. È una, credo sia un'edizione limitata, ma la trovate ancora su Amazon. Non l'ho comprata, tipo 100 perché l'adoro. E la trovate anche nei top del 2018. Cioè, già intensificato immediatamente. Quindi l'applico nella rima dell'occhio superiore e vado ad intensificare. La vado ad applicare anche qui un po' sotto. Vedete, proprio giusto un peletto. E la sfumo immediatamente con un pennello ad angolo. Che voglio solo intensificare in questo modo. Ora c'è la linea, semplicemente vado col pennello di prima a sfumarla. Così intensifico anche l'esterno dell'occhio. Potete a questo punto pensare di fare una riga d'eyeliner, io oggi non la faccio, o potete pensare di andare a riempire la parte interna dell'occhio inferiore con una matita nera. Vi ricordo che se avete l'occhio piccolo, la matita nera all'interno dell'occhio vi rimpicciolisce ancora di più l'occhio. Io tendo a non metterla, per ora la metto per farvi vedere un po' l'effetto. Non vado mai fino alla fine, altrimenti rimpicciolisco ancora di più l'occhio. Fatto questo, mi fermo e applico il mascara, questo qui di Rimmel, si chiama Scandal Eyes Wow, questo qui, che mi sta piacendo molto. Non mi piace tantissimo lo scovolino, un po' così rigido, però è un buon mascara. Ora, mi sono accecata l'occhio. Ok, ora non mi deve lacrimare l'occhio, altrimenti è un disastro. Quindi. Dolorosissimo. Vado prima all'altro occhio. Ho applicato il mascara e questo è il risultato. Spero vi piaccia. Ora vado a fare un leggerissimo contouring con la mia palette di MAC di cui vi ho parlato nel video top e flop del 2018. Parto da sopra l'orecchio così e vado ad intensificare solo questa parte qua. Come blush applico questo di MAC che si chiama Simi Blush, è un pesca satinato molto bello. Si vede tantissimo perché è molto leggero. Dà un effetto veramente leggerissimo. Prendo questo specchio qua perché mi trovo tantissimo a truccarmi con questo specchio. Come illuminante invece applico questo qua di MAC edizione limitata O Darling, che è bellissimo, bellissimo. È un oro però molto leggero. Lo applico in questo modo.
Dà una luce molto naturale, però si vede. Ora vado a mettere un po' di gloss e metto questo qui di Fenty Beauty che si chiama Fenty Glow, un gloss bomb, uno dei due colori. O dei due colori se non sbaglio, perché c'è questo in rosa. Ho le labbra molto secche per il freddo, quindi non vado a mettere tinte o rossetti. Ultimo step, fisso. Ultimamente sto usando questa acqua stupenda, l'Hydra Beauty Essence Mist di Chanel, che è un'acqua idratante, ma funziona anche come fissante make-up. Lascio asciugare. Ok, ragazzi, questo è il make-up completo. Spero che vi piaccia, spero che i passaggi siano stati chiari, spero di essere stata chiara. Per quanto riguarda le mie considerazioni, secondo me questa palette non vale 24,90 euro e non vale nemmeno i soldi spesi con il 20%, se la comprate con il 20%. Allora, i due matte sono molto belli, però i metallici. Cioè, bisogna andare un attimo a capire come applicarli, trovare una matita dello stesso colore da mettere sotto, perché se li usati da soli, questi rendono poco, nel corso della giornata vanno totalmente via, perdono tantissimo di intensità e si accumulano in alcune parti dell'occhio, probabilmente si accumulano nella parte dove poi magari si tende a produrre più sebo. Non so se è una caratteristica di questa palette o di tutte le palette di Natasha Denona. È la prima volta che provo un prodotto di Natasha Denona. Magari prenderò una palette della serie, insomma di quelle più grandi, così per capire, però costano davvero tanto. Quindi, secondo me, per il mio, cioè, per come la sto provando io, per come l'ho provata, non vale il prezzo che costa. L'unico colore, secondo me, top di questa palette è il caramello, perché anche questo qua marrone poi perde tantissimo di intensità una volta applicato sull'occhio. E vabbè, questo colore che dà luce è molto molto bello perché insomma si vede. Però sapete, questo effetto qua lo si può avere anche con un illuminante come questo di MAC, o anche quella di Puro Bio. Gli illuminanti di Puro Bio sono stupendi anche come punto luce. Quindi, secondo me, no. Cioè, nel senso, non la ricomprerei, e anche se la scelta cromatica mi piace molto perché sono proprio i colori del tramonto e mi piacciono tantissimo questo tipo di colori. Ragazze, questo è tutto, grazie per essere state nel canale. Se il video vi è piaciuto, sostenetemi, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento e un like. Grazie e al prossimo video.